Il Natale non può cominciare senza l'Angelo 2019. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, non è Natale su Arte per te se prima non nasca un bell'angelo sul nostro piano da lavoro. Oggi un angelo semplicissimo, di grande effetto, molto caldo e coccoloso, ma anche di design e molto stiloso. Prima di vedere come faccio l'angelo, vi rubo soltanto un attimo per dirvi che se non volete perdervi neanche un video del canale, soprattutto adesso che c'è la programmazione per il Natale, cliccate sul tastino iscriviti e subito dopo sulla campanella, a Natale e pure in tema, così non vi perderete neanche un video. E soprattutto venitemi a cercare anche su Instagram, arte per te, pennello bianco su fondo rosso, dove potrete taggarmi con le vostre creazioni con l'hashtag arte per te video. Io per ogni video sceglierò una creazione che mi ha colpito e vi porterò nel video con me. Infatti alla fine di questo video vediamo chi sarà il fortunato a far parte del video dell'Angelo 2019. Vi aspetto anche su Facebook, dove con grande successo si sta tenendo la 7ª edizione del corso di disegno. Basta parlare, non ho più niente da dirvi se non spostiamoci di là e andiamo a vedere l'angelo come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro bellissimo angelo del Natale 2019. Io userò un sottopentola di questi dell'IKEA, un Heat. Se volete potete utilizzare un qualunque sughero, ma anche della balsa, del cartoncino, qualunque materiale rigido e che abbia una componente grezza e naturale che faccia contraddistinguere appunto lo stile del nostro angioletto. Poi un gomitolo di lana bianco, del cordoncino dorato, questo del tutto a piacere, forbici e taglia balsa, matita, un cartoncino abbastanza lungo perché ci servirà per delimitare il corpo del nostro angelo, e poi delle spille da balia dorate e argentate a seconda che vogliate rifinire l'angelo con il dorato o con l'argentato. Sarà necessaria anche una pinza, perché delle spille da balia, anzi della spilla da balia, perché ce ne servirà soltanto una, ci servirà tutto tranne la parte della capocchietta che toglieremo, e quindi io aggiusterò in altezza, farò così e renderò a V, vedete, la mia spilla da balia. Questo ci servirà per creare il gancio di sostegno dell'angelo. Come prima cosa definisco il corpo dell'angelo. Io non lo disegnerei sul cartoncino, lo faccio per voi per di farvi fare un fermo immagine e copiare la sagoma. Comunque, come vedete, è molto molto semplice e del tutto fatta ad occhio. Quindi ve la ripasso a penna e vi fate subito subito un fermo immagine. Benissimo, questa è la sagoma che vi serve. Io invece la disegnerò direttamente qui sul mio sughero. A questo punto, col tagliabalsa, incido la sagoma. Ora rifilate un po', stondando un po' gli angoli, in modo che sì, venga la sagoma tonda, ma non proprio angolare. Potete fare questa cosa ripassando anche con un po' di carta abrasiva, ma dovete essere molto leggeri e molto bravi, perché il sughero si sfarina facilmente. E voilà, e la sagoma è fatta. A questo punto prendo un cartoncino di 24 cm e prendo la mia lana. Ora qui potete decidere voi se mettere sia il dorato che il bianco o solo il bianco. Io inizio solo con il bianco, o altri due colori a vostra scelta. Ho fatto 80 giri sotto il bianco e adesso faccio gli ultimi unendo al bianco anche il dorato. Quindi vado a 100 giri e gli ultimi 20 li faccio anche col dorato. Quindi 1, 2, ok, 100 giri fatti, taglio e metto da parte. Nel frattempo prendo un po' di laccetto, solo bianco, di lana, e taglio una decina di striscioline, senza essere molto precisi.
Ok, così, e lascio da parte anche questo gomitolino. A questo punto tiro fuori la lana, allargo il centro e infilo così la testa del mio angelo, così, vedete? Perfetto. Tiro giù il tutto bene bene e con la fascetta bianca allaccio la cintura al mio angelo facendo un nodo sul retro. E adesso tiro molto bene giù la gonna dell'angelo, così, soprattutto le strisce dorate, e la apro sul fondo. Una volta aperta, l'appoggio in piano, tagliate, raddrizzate la gonna. Voilà! Unico problema, come lo appendiamo? Molto semplice. Vi ricordate la capocchia di spillo che vi avevo fatto tagliare all'inizio? Inseritela nella testolina. Così. E da qui fate passare il filo di lana. O il filo dorato, quello che preferite. Ora ditemi se non è elegantissimo nella sua semplicità. Fatene quanti ne vorrete, vengono bellissimi, non ve l'ho proposto nemmeno, anche col filo di seta, ma anche col filo di cotone, solo che ci vuole molto molto cotone. E così anche l'angelo 2019 è arrivato a casa nostra per il nostro Natale. Ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che bello il nostro angelo di lana, lana e sughero, ma potete farlo veramente in 12 miliardi di modalità. Legno, latta, cartoncino per i bimbi, insomma è molto versatile, è molto semplice da fare, ma anche molto d'arredo e molto chic. Quindi se vi piace, pollice in su e condivisione sulle vostre pagine Facebook. Prima di lasciarvi però voglio salutare uno di voi che mi ha taggato su Instagram. Oggi è il giorno di Ai puntino trattino basso puntino Joey, con il suo cos'è, un cardellino, un uccellino, un passerotto, comunque bellissimo, eccolo qua, vi faccio il fermo immagine dal vivo. Ari, grazie per avermi taggata, la tua pittura, il tuo dipinto è veramente bellissimo e mi ha dato una sensazione di gradevole piacere, quindi sono felice di averti salutato in video. Andate a guardare i suoi lavori sulla sua pagina Instagram, ma prima venitevi a iscrivere sull'Instagram di Arte per Te. Bene ragazzi, basta cianciare, andate a preparare tanti angeli e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!